Il rapporto annuale dell'industria marchigiana realizzato da Confindustria Marche in collaborazione con il gruppo Banca Marche ha evidenziato l'incertezza sulla ripresa economica, di cui si è discusso molto anche nella giornata del 1 maggio. Al punto massimo del baratro forse ci siamo arrivati, però l'ottimismo ci serve per risalire. E devo dire che in questo senso ho visto un grande fermento di idee, di attività, una nuova e ulteriore cura nel prodotto, i piccoli e medi artigiani e le medie imprese che si muovono, la grande industria che si muove. Molti segni meno e pochi segni più. Anche per l'industria marchigiana, nel 2009 il percorso di uscita dalla crisi economica sembra andare a rilento nella fotografia del 17° rapporto di Confindustria. Ma come la pensano gli industriali delle Marche? Beh, il rapporto è un rapporto interessante, rispecchia un po' quello che è l'andamento reale della situazione nella nostra regione. Il dato positivo che è emerso, che comunque c'è una volontà da parte dell'imprenditore a venire fuori da questa crisi. Quello che purtroppo non è emerso chiaramente è la tempistica che poi questa crisi finirà e soprattutto quando ci sarà la ripresa. Finora abbiamo gestito una fase di emergenza particolarmente complessa per quasi tutti i settori, per la prevalenza dei settori produttivi presenti nella nostra regione. Ci sono dei timidi segnali di ripresa. Interessante è stata la proiezione rispetto al futuro, quindi poter prevedere i futuri scenari. Secondo le previsioni degli operatori, il livello dell'attività economica delle imprese e delle Marche si manterrà quindi su toni deboli nel 2010, ma in recupero rispetto al 2009. Secondo un sondaggio effettuato tra 124 imprese della regione, il percorso di rientro sui livelli produttivi pre-crisi sarà lungo, ma con benefici sulle ristrutturazioni aziendali.